trovati ancora per parlare di scuola con la professoressa Imma Guariniello, nonostante il caldo siamo qua. E oggi parliamo di metodo di studio e libri di testo. C'è una stretta connessione e poi vedremo insieme ad Imma perché. Allora, te la Buonasera Rosaria, grazie. Noi, come si dice, siamo eroi in questo caldo, in questa calura estiva. tu sei ancora impegnata anche con la scuola, quindi non garantiamo Non garantiamo, diciamo, una prossima che potrebbe essere trasmissione l'ultima. che potrebbe essere l'ultima, diciamo che oggi sicuramente la penultima, mettiamola così, e se dobbiamo augurare ai telespettatori buone vacanze, incominciamo ad augurarglielo, poi dopo se ne Completiamo la prossima parla. settimana. Allora. Infatti. Allora, Rosaria, parliamo della connessione che c'è tra metodo di studio e libri di testo. Allora, libri di testo fin dalla scuola primaria e anche dalla scuola dell'infanzia. Dobbiamo comunque sempre riferirci a libri di testo che sono molto diversi rispetto a quello che poteva essere un'epoca precedente. Innanzitutto perché noi parliamo di libri di testo legati all'indicazione nazionale, quindi non più ai programmi, quindi qualcosa che si riferisce ad uno sviluppo tra conoscenze, abilità e competenza per raggiungere le famose skills di cui noi parliamo sempre, no? Le competenze, insomma, che sono quelle della vita, del comportamento e quant'altro. Ora, perché è importante? Vedi, gli input mi sono arrivati, insomma, da alcuni studenti, perché in realtà oggi si può pensare che la vita scolastica non sia importante, riferibile ad ad un apprendimento utilizzando il libro di testo. Invece io penso che la vita scolastica, e me l'hanno confermato molti ragazzi e ragazze, la vita scolastica invece è importantissima. Perché in realtà si è ritornato un po' a completare quelli che sono i percorsi dei testi scolastici con il famoso momento del prendere appunti, dell'interagire in classe, dell'ascolto, diciamo, insomma, con il docente per la spiegazione degli argomenti, di tutta quella che è l'attività anche del lavoro di gruppo. Certo. Quindi che ti posso dire? Noi abbiamo anche situazioni, insomma, nelle quali comunque abbiamo la sperimentazione di una produzione di documenti tipo un PowerPoint, una ricerca con l'utilizzo del digitale. Ora però qual è diciamoci la verità, la differenza rispetto ad un libro che ad un testo che appunto usavamo un po' noi, ma rispetto a una ventina di anni fa? La differenza è che il testo si presenta con una tipo, diciamo, secondo uno schema completamente diverso. Cioè si parte dall'input, si parte da quelli che sono gli aspetti essenziali, come se fossero un po' tutti gli aspetti di una mappa concettuale, di un'argomentazione che io voglio andare a sviluppare, per poi andare a approfondire. Allora è chiaro che tutto il lavoro che viene fatto in classe, mattutino, durante l'orario scolastico, va a fungere da supporto per quello che è, insomma, l'apprendimento legato al testo, che ricordiamo ai telespettatori, oggi il testo è anche in formato digitale. E quindi ci sono Questo per le scuole situazioni per superiori? Addirittura. le scuole superiori, ma anche per le scuole secondarie di primo grado. C'è la possibilità addirittura di accedere a testi che sono editabili, così si chiama, cioè significa che ci sono delle applicazioni tali che ti consentono di scrivere da un PC o da un tablet direttamente sul testo e direttamente facendo appunto gli esercizi utilizzando, insomma, questa metodologia. È chiaro che di fronte a questa situazione, cosa noi perdiamo un po', perché Rosaria, poi Noi noi ce lo siamo siamo sempre sempre, quelli siamo un po' di tradizionali, va? contatto. Mettiamola così. Perdiamo un po' quello che è Esatto. diciamo, l'agibilità della calligrafia, cioè del disegno, dell'apprensione della matita, quindi della penna, per cui è chiaro che il supporto di quello che può essere un block notes degli appunti ci vorrebbe sempre, ma ci pensa ancora il digitale, perché anche il digitale, diciamo, se da un lato può essere una dimensione che va a supportare un determinato apprendimento, diciamo che mette anche l'alunno in condizioni tali di dover riuscire a scrivere meglio e, come si dice, meglio visibile. Ci sarà anche un correttore. E certo, c'è un correttore, però io ti devo dire che è molto interessante vedere come la calligrafia viene esercitata, perché giustamente cosa succede? Che quando io vado
a scrivere un appunto sulla carta, io ho sempre la possibilità di poter cancellare, di poter modificare. Con questo tipo, col digitale, devi stare anche attento a come scrivi, perché altrimenti la traduzione, diciamo, di quello che tu scrivi con quello che poi risulta sul testo può essere non comprensibile. Certo. Allora, diciamo che il correttore può essere sia per un'eventuale parola che ha un, diciamo, insomma, un difetto, che invece anche per quel che riguarda la calligrafia. E allora ti devo dire, viva insomma, diciamo, la vita digitale, viva tutto quello che riguarda questo aspetto. Per quel che mi riguarda, io credo che sia invece molto importante che il momento dell'ascolto del docente e del confronto con i propri coetanei, io credo che sia un aspetto, un momento molto importante di crescita. Perché, vedi, ce lo siamo sempre detto, imparare a prendere gli appunti non è una cosa semplice, perché va a toccare vari aspetti, diciamo, della crescita del ragazzo, un ascolto, un'attenzione, A insomma, quello volte si che perdeva il senso di quanto diceva il docente nella fretta di scrivere qualcosa. sì. E poi tu me lo insegnerai che il discorso di imparare a prendere gli appunti è sicuramente, io la definirei una skill a parte, perché è veramente una competenza, come si dice, completa in assoluto, perché imparare a prendere gli appunti non è una cosa semplice. Diciamo che alcune prove ci hanno dimostrato che la capacità attentiva in classe è molto elevata, soprattutto perché ci troviamo in un orario mattutino e quindi da questo punto di vista si sa che la capacità attentiva generalmente è un quarto d'ora o 15 minuti. Quindi sicuramente per ogni tipo di disciplina va a supportare quello che è insomma l'apprendimento, però diciamocela tutta, Rosaria. Se noi, cioè se io mi trovo ad interfacciare con io alunno e tu insegnante, è chiaro che se io ho dei dubbi o comunque devo andare a scardinare diciamo, degli aspetti, a decostruire determinate conoscenze per poi invece solidificare oppure ampliare quello che è, diciamo, una mia conoscenza, diciamocela tutta, che solo nel rapporto col docente questa cosa può avvenire. Avvenire, ma le scuole sono tutte attrezzate in questo senso. Senti, io ti devo Oppure dire, c'è una differenza da scuola a scuola, ci potrebbe stare. c'è differenza, l'abbiamo detto in alcune, diciamo, Interviste, sì. interviste precedenti, in alcune trasmissioni precedenti, le scuole sono tutte quante attrezzate con queste lavagne interattive dove sicuramente il digitale va a supportare quello che è appunto un apprendimento. Però rimane sempre, almeno alla scuola secondaria di primo grado, che diciamo, il libro cartaceo rimane sempre un punto di riferimento. Anche alle scuole secondarie di secondo grado, molti preferiscono il cartaceo invece che il digitale. Ci sono solo alcune sezioni o alcuni studi o alcuni indirizzi specifici che sono, già partono con una dimensione del digitale, perché nascono proprio così. Allora è chiaro che lì il discorso avviene in modo differente, perché giustamente c'è un discorso anche di alcuni apprendimenti, di alcune competenze sviluppate che sono sicuramente più complete da questo punto di vista, perché insomma si sa che Certo. unisci, capito, il cartaceo con, noi lo diciamo in gergo, il cartaceo col digitale, allora è chiaro che le competenze avvengono in modo più complete. Tu che sei ancora nel mondo della scuola, io sono in pensione ormai, come pensi che i ragazzi, hai avuto la sensazione come dire, dell'entusiasmo dei ragazzi? Che atteggiamento hanno di fronte a queste novità? Allora, loro sono miracolosamente attratti dal digitale per i social. Quando si tratta di andare a dare un imprinting sull'apprendimento con l'utilizzo anche dei social, perché voglio ricordare che i social non sono tutti, diciamo, non sono tutte dimensioni negative, ma quando devono andare a un imprinting sull'apprendimento utilizzando il digitale, là cade l'asino. Perché? Perché non riescono ancora diciamo, a sviluppare, soprattutto in certi insomma, diciamo, anni, cioè in un range di età insomma, abbastanza diciamo, giovane, non riescono ancora a sviluppare quella capacità che gli dà la competenza di passare da una dimensione ad un'altra. Perché se io, per esempio, sono abituata a scrivere su un blocco notes, non avrò poi problemi a trasferire ciò che ho scritto su un Sul digitale. digitale. O meglio, il digitale dovrebbe aggiungere, esempio,
Io faccio una mappa concettuale, va bene? La costruisco su un foglio di carta che per me è un appunto. Il digitale cosa mi consente di fare? Mi consente di mettere l'animazione, mi consente di mettere la musica, mi consente di mettere il tempo, mi consente di far vedere una grafica che attira da un punto di vista Quindi è più colorativo. Quindi accattivante, è più attrattivo, è ovvio. converrai con me che il digitale invece è un valore aggiunto. Loro però fanno questa difficoltà. Ah, fanno questa difficoltà perché non riescono a fare, ecco, bisognerebbe lavorare su questo passaggio da ambo appunto le parti che in realtà serve per consolidare un determinato tipo di apprendimento, che non possiamo far finta che non esista, Rosario, Cambiamento perché c'è. certo, siamo in una Molto. società liquida, come qualcuno l'ha Esatto, definita, esatto. ed è proprio vero. E allora ancora oggi anche oggi un argomento molto interessante che spesso si sottovaluta, perché vabbè, la scuola, i libri così, invece con Imma Guariniello sempre nuove notizie e sempre notizie E grazie a te che, interessanti. come si dice, mi ispiri, perché io e te prima ci facciamo una chiacchierata e poi Sì, di stabiliamo che parliamo? Noi andiamo l'argomento. quasi in diretta, essendo anch'io ho fatto parte del mondo della scuola. Oggi io sarei come un marziano in questo mondo, però mi adeguerei subito, basterebbe poi Vabbè, ma no, quando c'è il conoscendoti, altro che lavoro. skills, per piacere. Io non so, saluto il pubblico, se poi c'è... Salutiamolo perché non Salutiamolo sappiamo se perché tu non parti. sappiamo ancora del domani, non vi è certezza, come diceva. Auguro a tutti i nostri telespettatori, che so che ci seguono in molti, buone vacanze. Io vi saluterò dalla Grecia e eventualmente vi manderò un saluto e poi ci rivediamo comunque a A settembre. settembre. Se E però sei grazie ancora qua, ci sempre. incontreremo ancora. Siamo liberi. Vediamo un Grazie, attimo, grazie grazie Rosaria, grazie Inga. Grazie a tutti. a te.